Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Beatrice Luzzi, una figura emblematica del Grande Fratello, ha recentemente catturato l'attenzione del pubblico e dei media. Con oltre 2 mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia, Luzzi si è rivelata una delle protagoniste più influenti di questa edizione del reality show. Il suo carattere forte e deciso ha dato vita a dinamiche complesse e a scontri con molti dei coinquilini, rendendola un personaggio centrale nelle vicende della casa. La storia con Giuseppe Garibaldi, un altro concorrente, ha aggiunto ulteriore interesse, sebbene ora sembri giunta a una conclusione definitiva. Nonostante fosse inizialmente la concorrente più contestata all'interno della casa, all'esterno, Beatrice ha guadagnato un'enorme popolarità, diventando una favorita del pubblico e spesso evitando le nomination. Continua a leggere dopo la foto, tuttavia, la permanenza prolungata sotto i riflettori e la convivenza forzata hanno iniziato a pesare su di lei. Beatrice ha espresso la sua stanchezza, in particolare per gli attacchi e le incomprensioni che emergono all'interno della casa. Queste sensazioni hanno portato l'attrice a considerare l'abbandono del programma, suscitando preoccupazione tra i suoi numerosi fan. Continua a leggere dopo la foto, un recente battibecco con Vittorio ha rivelato l'amarezza di Beatrice per un'ennesima delusione in amicizia, portandola a esprimere il desiderio di lasciare definitivamente il Grande Fratello. Non posso più fidarmi di nessuno. Io non riesco a stare sola. Ho bisogno di emotività e di rapporti umani e qui vedo che non è possibile, ha confidato a Massimiliano Varrese. Queste parole, poi riportate da Letizia Petris a Paolo Masella e Mirko Brunetti, hanno messo in luce il profondo malessere dell'attrice. Beatrice ha dichiarato che potrebbe lasciare la casa entro gennaio, senza rinnovare il contratto fino a marzo. Questa notizia ha ulteriormente allarmato i suoi sostenitori, che temono la sua imminente uscita dal programma. Il suo addio potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo per questa edizione del Grande Fratello, sia per i coinquilini sia per il pubblico che la segue con passione.